Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 8 settembre 2013, sono circa le 15 e io sono qua al McDonald's della stazione di Verona. Da Verona aspetto il treno che mi porta a Roma, mi porta a Roma il treno e non mi piace sprecare il tempo, così sono qua in mezzo a persone di tutte le razze, cari amici, che mi girano attorno, ma io sono imperturbabile, non ci faccio caso. E come mia consuetudine da quando frequento il bar del mio paese in mano ai cinesi, ora quando vado al bar e chiedo un ginseng, e lo chiedo alla maniera con cui ci si rivolge ai cinesi, che non hanno la R, non hanno la R i cinesi, hanno tanti fondi sovrani ma non hanno la R, per cui al McDonald's, al cassiere, ero in fila, di fronte a me c'era il cassiere e accanto c'erano bei giovani e belle donne. Allora, quando arrivo dal cassiere, io, sulla base della deformazione linguistica acquisita nel bar dei cinesi del mio paese, gli dico: un ginseng grande. Ovviamente il cassiere ha capito: un ginseng grande. Ma le signore che stavano in fila con me mi hanno subito guardato. Loro hanno afferrato il significato della parola, perché una cosa in italiano, una cosa è l'aggettivo grande e un'altra cosa è il sostantivo glande, il grande. Mi hanno guardato come dire: ma questo chi è? È una persona poco normale, uno che chiede un ginseng grande, è poco normale. E vabbè, cari amici, è così, è il grande, cari amici, il grande. I cinesi non hanno la R, cari, non hanno la R, ma vivono felici e contenti lo stesso. Ed io, per entrare in sintonia con loro, quando parlo con loro non pronuncio la R. Va bene, cari amici, vedete, è un video rapido fatto qua in questo McDonald's, capito? Un video di passaggio, come si suol dire. Ok, poco fa io ho bevuto, fumandomi una sigaretta, ho bevuto un ginseng grande. Grazie, cari amici, a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.